Oggi cominciamo facendo altri tre esempi, di nuovo uno per la iperbole, ne faccio un altro per l'iperbole, uno per la lisse e uno per la parabola. Che siccome l'esercizio del compito voglio che abbiate numerosi esempi. Allora, prendiamo, qua abbiamo una bella lavagna grande, quindi prendiamo, adesso io, quadro più 4 y allora vediamo un po'. Quadro già più 2 y quadro poi mettiamo più meno 2 x più 6 y più 1 uguale 0. Allora, per prima cosa andiamo a scrivere la matrice associata alla conica. La matrice è 1, 2, 2, 2, poi meno 1, meno 1, 3, 3, 1. Andiamoci a segnare che nel piano y questa conica passa per... Allora, se mettiamo y uguale a 0, qua mi viene x quadro meno 2x più 1 uguale a 0, che è x meno 1 al quadrato uguale a 0, quindi passa per 1, 0. Andiamo a vedere se si tratta di un'iperbole. Dobbiamo fare determinante il polinomio caratteristico della matrice del minore in alto a sinistra, cioè di questa matrice, determinante di questa matrice qua, 1 meno lambda, 2 meno lambda, 2, 2. Questo determinante è uguale a lambda meno 1 per lambda meno 2, che fa lambda uguale meno 3 lambda più 2 meno 4 uguale uguale lambda 4 meno 3 lambda meno 2. Allora, come vedete, sappiamo che i valori devono essere reali perché la matrice è simmetrica, i segni non sono costanti, non sono alterni, quindi gli autovalori non possono essere né tutti e due positivi né tutti e due negativi, ma devono avere segno misto. Lambda uguale a 0 non c'è come soluzione. In particolare lambda uguale a 3 meno più la radice di 17 fratto 2. Abbiamo fatto bene. Ok. Allora, per non... Se vi ricordate ieri qua, a questo punto avevamo fatto un errore, non nella risoluzione dell'equazione, ma abbiamo fatto un errore nello sviluppo del determinante. Non ce ne eravamo accorti subito perché non cambiava il fatto, non cambiavano i segni, quindi ce ne siamo accorti solo dopo. Allora, per eventualmente controllare subito, cosa facciamo? Andiamoci subito a cercare gli autovettori relativi a questi autovalori. Per esempio, io ho 1, 2, 2, 2, le coordinate qua le chiamo A, B, uguale, ci metto un altro valore, 3 meno radica 17 mezzi A, B. Questo si traduce nelle equazioni A più 2B uguale 3 meno radica 17 mezzi A, e 2A più 2B uguale 3
meno radio 17 mezzi b. Allora, la seconda equazione ce la portiamo per controllo, perché deve essere un multiplo della prima. Allora, qui portando as a destra mi viene che 2b è uguale 3 mezzi meno 2 mezzi fa 1 mezzo, 1 meno radica 17 mezzi a, e qua portando invece 2b a destra fa 2a uguale 3 mezzi meno 4 mezzi fa meno 1 mezzo meno radica 17 mezzi. Adesso quando andate a fare la moltiplicazione, a sinistra vi viene 4ab, a destra vi viene, a parte il segno, qua sarebbe 1 più radice di 17, per 1 meno radice di 17 il prodotto fa meno 16, siccome devo cambiare il segno qua, più 16, sotto viene 4, 16 qua, di 4, quindi effettivamente questa qua è il modulo di questo. Se voi scambiate questi membri, fate il rapporto membro a membro, poi riportate i denominatori dall'altra parte, ottenete esattamente il prodotto di questa per questa e questa per questa. Siccome sono uguali, vuol dire che quei due rapporti sono uguali, quindi le equazioni sono multiple l'una dell'altra. Quindi è il modo più semplice per controllare, perché così devo fare i prodotti e non devo fare i prodotti. Dalla prima mi ricavo la B, dalla seconda mi ricavo la A, faccio il prodotto di qua, faccio il prodotto di là, se si trova uguale significa che sta a posto. Chiaro? Ok. Quindi, che vuol dire? Vuol dire che un primo autovettore, V1, quanto sarà? B è uguale a 1 meno radica 17 quarti A, quindi qua ci mettiamo 4, qua ci dobbiamo mettere 1 meno radica 17. Allora, V2 ci sarà V2 sarà 1 meno radice 17 meno 4, cioè deve essere un vettore ortogonale. Allora, proviamo a vedere. Stavolta non risolviamo le equazioni, ma andiamo a mettere questo vettore, lo andiamo a moltiplicare per la matrice e andiamo a vedere che è un autovettore relativo all'altro autovalore. Cioè, lo faccio qui, io faccio, da una parte faccio 3 più, scusate, sì, 3 più radice 17 mezzi, che moltiplica 1 meno radice 17. Meno 4. Quanto fa? Fa allora, sotto viene meno 6, poi viene meno 2 radice di 6. Sopra quanto fa? 3 per 1 3, meno 17 fa meno 14, diviso 2 fa meno 7. Poi più radice di 17, meno 3 radice 7 fa meno 2 radice 7, fratto 2 fa meno radice. Questo è se moltiplico questo vettore qua per la dovatura. Adesso andiamo a moltiplicarlo per la matrice. La matrice era 1, 2, 2, 2. Andiamo a moltiplicare il vettore sempre lo stesso, 1 meno radica 17 meno 4. Allora, vedete quanto viene, lo scrivo qua. Allora, facciamo prima i conti con i numeri interi e poi con le radici 17. 1 meno 8 fa meno 6 meno radice 17, poi viene 1 meno radice 17 meno 8, quanto fa? Meno 7 meno radice 17. Sotto invece viene 2 meno 2 radice 17 meno 8, viene meno 6 meno 2 radice 17. Quindi vedete, viene lo stesso risultato. Ora, questo l'abbiamo fatto per controllo,
non è necessario farlo tutte le volte, lo fai solo se hai paura di aver sbagliato qualcosa, ma se lo fai e ti torna vuol dire che va tutto bene, perché questo è un autovettore per il secondo autovalore. Allora qua adesso cosa facciamo? Ci segniamo gli autovalori e li segniamo qua. Qua abbiamo lambda 1 uguale 3 meno radice di 17 mezzi e ugual 1 uguale 4 1 meno radice di 17. Lambda 2 uguale 3 più radice di 17 mezzi e V2 uguale 1 meno radice di 17 meno 4. Se mi voglio segnare chi è la matrice M, che userò per diagonalizzare questa matrice, chi è la matrice M? M è la matrice 4, 1 meno radica 17, 1 meno radica 17, meno 4. Questa matrice è uguale alla sua trasposta, ma non è ortogonale. Perché non è ortogonale? Perché i vettori sono ortogonali ma non sono ortonormali, quindi li devo normalizzare. Ma siccome hanno la stessa norma, perché semplicemente qua questo è un vettore che ha coordinate AB e questo è un vettore che ha coordinate B meno A, quindi A quadro più B quadro viene sempre la norma, viene sempre la radice di A quadro più B quadro. Qua per quanto devo dividere? Devo fare la radice quadrata della somma dei quadrati di questi. Ma quando vado a fare il quadrato di questo fa 16, il quadrato di questo fa 1, 17, il quadrato di questo fa 17 e fa 34, e poi c'è il doppio prodotto radice di 17. Ok? E qua non ci potete fare più niente, anche se avete un radicale doppio, facile. Questo è il numero da mettere qua. Ok? Quindi stavolta la matrice è ortonormale, perché questi vettori sono, hanno lunghezza 1 e sono tra di loro ortogonali. Adesso per controllo lo facciamo la prima volta, facciamo la seconda volta, però meglio ancora così siete un po' acclimatati con l'esempio di ieri. Cosa devo fare? Allora, quanto fa il determinante di M? Vediamo se ci avete capito qualcosa. Determinante di M quanto fa? Senza calcolare. E quanto fa? 1 meno 1. Fa meno 1. Per quale motivo? Perché c'è meno 4. Perché noi abbiamo fatto, cioè quando cambi segno là, il diciamo la matrice qua è la propria trasposta, che è uguale alla propria immessa. E vabbè, fino a là niente. Però diciamo, quando faccio, quando cambio le cose in questo modo, il determinante viene sempre meno 1. Cioè quando cambio segno non... Ah, scusate, ecco. La trasposta è uguale a M. Ok? Quindi... vediamo qual è il modo di, più veloce di mostrare che il determinante viene meno 1. A parte il fatto che lo vedete da, allora, vediamo un po'.
fate, meno 16, poi qua ci avete 18, meno 2 la dice, 18, allora, avete, meno 34 mi trovo. Determinante di n è uguale a 1 su 34 meno 2 radical di 7 che moltiplica meno 16 meno, adesso qua devo fare questo al quadrato, no? Devo fare 17 più 1 meno 2 radice di 17. Sì, sì. No, stavo sbagliando il punto a me. Quindi qua ci avete meno 34 più 2 radica 17 fratto 34 meno 2 radica 17 meno 1. Ok? Certamente quando io ho A, B, B meno A, il determinante non può essere così perché viene meno A quadro meno B quadro. Se cambio segno a questo, il determinante verrà, quindi viene meno BA, il determinante viene A quadro più B quadro, quindi è positivo. Ma cambiando segno come cambio segno io, cioè sulla diagonale, il determinante viene negativo, quindi siccome veniva 1 meno 1 deve fare per forza meno. E quindi abbiamo chiarito anche questo. Bene. Ok. Adesso, per sempre per controllo, cosa facciamo? Facciamo la matrice M A M. Allora la matrice A per me è 1, 2, 2, 2. Prendo la matrice quella in alto a sinistra. Ok? Questa chiamiamola A, quella completa la chiamiamo C. Ok? Facciamo solo il prodotto 2 per 2 perché tanto quando andiamo a fare il prodotto 3 per 3 quello lo facciamo dopo aver centrato la conica, quindi alla fine quello significativo è questo prodotto qua. Ce lo facciamo per controllo. Allora, come si fa questo prodotto? Questo a quanto è uguale? È uguale. Gli scalari, questo scalare qua, davanti alla matrice M, compare due volte. Guardate che M a M è uguale a M trasposto a M, che è uguale a M a meno 1 a M. Allora, questo è perché la matrice è ortogonale. E quello in mezzo è perché la matrice l'ho scelta simmetrica. Quindi M trasposto è uguale a M. Cosa che posso fare facilmente nel caso 2x2, altrimenti no. Chiaro? Allora, quando vado a fare i prodotti, ci sono gli scalari davanti a M, quelli non li vado a moltiplicare dentro, sennò viene un macello. Me li tengo fuori. Tra l'altro, quello compare due volte, perché M compare due volte. E quindi lo scalare 1 su radice di per 1 su radice di fa 1 su 34 meno 2 radice di 17. Poi ci sta M, ci sta la parte diciamo senza lo scalare di M, quindi 4 1 meno radice di 17 1 meno radice di 17 meno 4. Poi ci sta A che è 1, 1, 2, 2 e poi ci sta di nuovo M che è 4 1 meno radice di 17 1 meno radice di 17 meno 4. Adesso andiamo a fare questo prodotto 1 fratto 34 meno 2 radice di 17 lo lasciamo stare. Adesso facciamo il primo prodotto. Allora 4
più 2 fa 6, meno 2 radice di 17. Poi 8 più 2 fa 10, 10 meno 2 radice di 17. Poi 1 più 2, allora vediamo un po', 1 meno 8 fa meno 7, meno la radice di 17. Poi 2 meno 8 fa meno 6, meno 2 radice di 17. Abbiamo fatto bene. E qua c'ho ancora 4, 1 meno la radice di 17, 1 meno la radice di 17, meno 4. Fateli tutti i conti. Allora, vedete, questo è il prodotto di due matrici simmetriche, ma non è simmetrico neanche per niente. Quando andiamo a fare questo prodotto, un primo controllo per vedere se abbiamo fatto bene i conti è che la matrice stavolta, dopo il secondo prodotto, doveva essere simmetrica. Per quale motivo? Perché questa è simmetrica. Se fa la trasposta, come si fa? M trasposto al trasposto per M, ma la trasposto è uguale ad A perché A è simmetrico, quindi ok, uguale 1 su 34 meno 2 radice di 17. Adesso dobbiamo fare 6 per 4 24, righe per colonne, faccio il prodotto righe per colonne, questo per questo e questo per questo. In ogni prodotto lo passo due volte andando a guardare prima gli interi e poi la radice di 17. Allora qua 6 per 4 24, l'altro pezzo viene con la radice di 17. Poi il secondo prodotto, questo pezzo viene intero 10 e questo pezzo pure viene meno 2 per meno 1 fa più 2 per 17 fa 34, quindi 24 più 10 fa 34, più 34 fa 68. Andiamo a vedere le radici di 17. Qua c'è no meno 8, qua c'è no meno 10 meno 2, meno 8 meno 10 meno 2 fa meno 20. Chiaro che in questo modo non è, bisogna stare un po' attenti perché si possono fare errori, però andiamo a fare il secondo. 6 più 34 fa 40, poi qua ci avete meno 40, quindi gli interi non ci stanno. Poi radice 17, qua c'è no meno 2 meno 6 e fa meno 8, qua meno 4 per meno 2 fa più 8 e quindi qua mi viene esattamente 0. E questo già mi consola perché là deve venire 0, perché se vi ricordate questa matrice come deve venire? Deve venire diagonale. Sulla diagonale principale ci devono venire gli autovalori. Quali autovalori? Siccome abbiamo messo prima V1 e poi V2, ci deve venire prima lambda 1 e poi lambda 2. Adesso andiamo a fare l'altro prodotto. Qua mi viene, andiamo a fare gli interi, meno 28, qua mi viene meno 6 meno 34 più 34, meno 28 meno 6 più 34 fa 0. Andiamo a vedere la radice 17, meno 4 radice 17, poi qua abbiamo meno 2 radice 17 più 6 radice 17 che fa 0, meno 4 meno 2 più 6 fa 0. Quindi questo mi conforta che abbiamo fatto bene i prodotti, se no i prodotti non venivano a 0. Poi andiamo a fare l'ultimo. Qua abbiamo meno 7 più 17 fa più 10. Qua abbiamo un più 24, quindi qua abbiamo 34.
Poi qua in radice di 17 abbiamo più 7, radice di 17, meno 1 fa più 6, radice di 17. Qua abbiamo più 8, radice di 17, dovrebbe fare più 14, radice di 17. Allora, qua effettivamente ci sono venuti zeri. Qua uno dice, come faccio a vedere che questa è lambda 1 e lambda 2? Infatti questo non è lambda 1, lambda 2, però ci sta questo qua fuori. Allora, andiamo a fare lambda 1, chi era lambda 1? Lambda 1 era 3 meno la radice di 17 mezzi. Andiamo a moltiplicare per 68 meno 20 la radice di 17. Scusate, per... Allora, questo diviso questo deve fare lambda 1, quindi questo per 34 meno 2 la radice di 17 deve fare questo. Allora, innanzitutto possiamo semplificare, qua mi viene 17 meno radice di 17 e 2 se ne va. Adesso, quando vado a fare la moltiplicazione, 17 per 13 fa 51 più 17 fa 68, poi qua c'ho meno 3 radice 17 meno, meno 17 radice 17 fa meno 20 radice 17, meno 3 meno 17 fa meno 20. E quindi funziona. Andiamo a fare l'altro prodotto, 3 più la radice di 17 mezzi per 34 più 14 radice di 17, questo lo semplifico, fa 17 più 7 radica 17, 2 se ne va. Adesso vado a fare la moltiplicazione, 51 sì, perché ho sbagliato, il prodotto è sempre lo stesso, devo fare per 34. Insomma, già semplificando, devo moltiplicare la stessa cosa di prima. Poi semplificare e fare questo. Quindi stavolta 51 meno 17 fa 34, perché stavolta è 51 meno 17. E poi i prodotti in croce sono 17 meno 3 che fa più 14. La radice di 17. Quindi come vedete, torna perfettamente, quindi questo non è altro che la matrice 3 meno radica 17 mezzi 0, 0, 3 più la radica 17 mezzi. Ora questo non c'è bisogno di farlo tutte le volte, questi prodotti, perché già lo sappiamo che quando andiamo a fare m trasposto a m, e come abbiamo fatto le scelte noi, questo è uguale ad m a m, uguale a m a meno 1 a m, viene sempre questo, viene lambda 1, 0, 0, lambda 2, quindi ce lo scriviamo direttamente, questo basta, è chiaro? Cioè i controlli li dovete fare prima, cioè dovete fare prima il controllo per vedere che questi siano, che quelli siano gli autovalori, questi siano gli autovettori, chiaro? Ora, vabbè, quindi tutta questa lavagnata qua l'abbiamo fatta per far vedere che funziona effettivamente, ma adesso la cancelliamo perché non serve a niente. Non serve a niente nel senso, non che non serve, ma che sappiamo già il risultato dalla teoria, quindi era inutile farla. E non per controllo. Adesso come funziona? Quindi il tipo di conica l'abbiamo stabilito, gli assi, le direzioni degli assi le abbiamo stabilite, perché le direzioni degli assi sono le direzioni degli autovettori.
Però la conica non è centrata. Perché non è centrata? Lo vedete dal fatto che questi numeri non sono zero. Ok? Allora, per centrare la conica faccio la solita sostituzione, lascio in maniera tale che si veda la conica, faccio x uguale q più m e y uguale v più n. Io mi trovo bene con queste variabili, ormai le faccio sempre in questo modo, quindi userò sempre questi nomi. Se non vi trovate bene con questi nomi potete usare ovviamente altri nomi per la variabile, non è che dovete usare per forza questi, però l'importante è che poi vi troviate bene. Quindi cosa succede? Allora io qui ho q più m al quadrato più 4 q più m e q più n più 2 q più n al quadrato meno 2 q più m più 6 q più n più 1 uguale a 0. Ok? Ora non mi serve sviluppare il tutto, a me serve soltanto sviluppare i termini di grado 1 in u e v. Queste sono le nuove variabili u e v. Cosa voglio? Io voglio che i termini di primo grado in u e v siano 0. Allora, dove esce un termine di grado 1 in u? Per esempio qua 2m1, poi qua 4n1. Poi viene meno 2q e questo voglio che faccio qui. Doppio prodotto 2m1 più 4n1 meno 2u deve fare 0. Ce li ho presi tutti, se sono 3 li hai presi tutti. Poi ci sono quelli in V. Ci sono quelli in V. Quelli in V ci sono 4mv più 4n più 4nv. Più 6v uguale a 0. Allora, innanzitutto lo scrivo così, porto questi a destra, poi divido per u e per v, anzi divido per 2u e per 2v. Guardate che mi viene m più 2n uguale 1 e mi viene 2m più 2n uguale 3. Professore, ma cos'è questo? È meno 6v. Sì, meno 6v, perché è portato l'altro. Quindi questa è meno 3. Questa è la meno 2, portata l'altra parte 2, quell'altro è più 6. Va bene? Oh, notate che questo qua è esattamente, vabbè, perché abbiamo voluto dividere per u e per v? Perché questa equazione deve essere vera per ogni u e per ogni v. Allora, non ha, per essere vera per ogni u e per ogni v, appena u è diverso da 0 divido per u, v è diverso da 0 divido per v. Notate che questa equazione qua, questo sistema qua, è esattamente il sistema 1, 2, 2, 2, m, n uguale 1 meno 3. Allora, qual è il problema? Questo vi fa capire perché nel caso della parabola, allora nel caso dell'ellisse, nel caso dell'iperbole, questa operazione di centratura funziona, nel caso della parabola non funzionerà. Per quale motivo? Questa è esattamente la matrice in alto a sinistra. La matrice in alto a sinistra ha determinante diverso da 0.
Perché? Perché non ha l'autovalore nullo. E anche quando fosse un'ellisse, gli autovalori cambiano, saranno tutti e due positivi, ma saranno tutti e due positivi, però il determinante sarà sempre diverso da zero. E se è diverso da zero c'è un autovalore nullo. E quindi si tratta di una parabola. Nel momento in cui questo determinante è diverso da zero, questo sistema ha un'unica soluzione, quindi la conica ha un unico punto. Se invece il determinante di quella matrice facesse zero, allora tu avresti qua una matrice, il rango di questa matrice sarebbe 1, il rango della matrice completa, se andiamo a vedere, viene sempre 2, nel caso della parabola, e quindi la parabola non si riesce a centrare, non ce l'ha un centro la parabola, la parabola c'è un asse. Non ha un centro, non ha due assi. Chiaro? Quindi questa è la controparte algebrica del fatto geometrico che l'ellisse ha due assi di simmetria, l'iperbole ha due assi di simmetria, la parabola ce l'ha uno solo. Chiaro? È automatico. Non ci mettiamo a dimostrare tutti i dettagli, ma è così. Ok, allora qual è la soluzione? Allora, m, per trovare m devo fare la differenza, è uguale a meno 4, n uguale a 5 mezzi. Andiamo a vedere, meno 4 più 5 fa 1, meno 8 più 5 fa meno 2. Quindi qua ci devo mettere meno 4 e qua ci devo mettere più 5 mezzi, quindi qua ci devo mettere meno 4, qua ci devo mettere meno 4, qua ci devo mettere più 5 mezzi, qua ci devo mettere meno 4, qua ci devo mettere più 5 mezzi. Adesso andiamo a sviluppare il tutto, è già un po' più agevole perché qua ci stanno i numeri, però lo facciamo per controllo ulteriore. Quindi qua viene un quadro meno 8u più 16 più 4uv, poi meno 16v più 10u, perché 5 mezzi per u per 4 fa 10. Poi abbiamo meno 16 per 5 mezzi, meno 8 per 5 fa meno 40. Poi abbiamo più 2 v quadro più 10 v, perché il doppio valore di tutto questo fa 5 v per 2 fuori che fa 10. Poi abbiamo più 25 mezzi, e questo vale 25 quarti per 2, 25 mezzi. Poi meno 2 u più 8 più 6v più 15 più uguale a 0. Allora andiamo a semplificare. Allora i termini di grado 2 devono essere gli stessi di prima, cioè analoghi a quella di prima, uguale più 4v più 2v quadro, uguale più 4v più 2v quadro. I termini nella U se ne devono andare, meno 8 più 10 meno 2 se ne va. I termini nella V se ne devono andare pure loro, meno 16 più 10 più 6 se ne va. E rimangono le costanti. Le costanti però sono 6. Quindi ce ne avete 16 meno 40 fa meno 24, più 8 fa meno 16, più 15 più 1 fa 0, e vi rimane soltanto questa più 25 mezzi. Quindi 16 più 16 più 8 meno 40 fa 0 più 25 mezzi. Ok, quindi lo riscrivo il tutto.
in alto a sinistra, quindi x uguale u meno 4, y uguale v più 5 mezzi, il centro della conica è il punto meno 4, 5 mezzi, e una volta fatta questa sostituzione, nelle nuove variabili, semplicemente traslate, la conica si scrive uguale più 4 uv più 2 uguale meno, anzi più 25 mezzi uguale. Ok, allora uno vorrebbe qua, vorrebbe essere sicuro di aver fatto bene, vorrebbe fare un controllo anche qui. Si può controllare? Sì che si può controllare, perché la conica originale noi ce l'avamo messi da parte, che passava per il punto 1, 0, che significa che, allora, se metto i, al posto di x ci metto 1, u quanto mi viene? 4 più 1 fa 5, quindi questa deve passare 5 nella u, qua ci metto 0, meno 5 mezzi. Andiamo a vedere un po' se è vero. Allora, qua mi viene 25. Allora, u per v fa meno 25 mezzi, quindi per 4 fa meno 50. Poi, 2 uguale V4 fa 25 quarti per 2, 25 mezzi, quindi più 25 mezzi più 25 mezzi, e beh, fa proprio 0, perché questo fa 25, più 25 fa 50, meno 50, quindi come vedete la, nel nuovo piano, diciamo nel piano delle nuove coordinate, la conica passa per il punto dove deve passare e qui stiamo a posto. Adesso io il disegno della conica lo vado a fare nel piano V. Il centro. Centro, questo nel piano XY, eh? Professore, nel piano V, scusi, non ho capito perché il passaggio lo facciamo per 5 e meno 5 e mezzo. Allora, perché la conica deve passare per 1, 0. Allora, quindi se x uguale a 1 e y uguale a 0, che vuol dire? X che era 1 uguale u meno 4, 0 uguale v meno 5 mezzi. A questo punto qua, quali coordinate uv corrispondono? U uguale 5, v uguale qua era più 5 mezzi, quindi v uguale meno 5 mezzi. È la traslazione, cioè nel nelle nuove coordinate, quando io ho traslato gli assi, e il punto 1, 0 non è che è rimasto fermo, è andato a finire in quel punto là. Allora, se io ci vado a mettere quel punto e la conica ci passa, vuol dire che ho fatto bene. Molto probabile che io abbia fatto bene. Ok. Ora, a questo punto, io il disegno della conica me lo faccio direttamente nel piano V, perché nel piano V stavolta il centro è 0, 0. La conica adesso è centrata. La matrice della conica nel piano V è 1, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 25 mezzi. Chiaro?
E questo cioè l'equazione è questa, la matrice è questa. Quindi questo l'abbiamo fatto senza moltiplicazione di matrici, semplicemente con una traslazione. Ora, però, per disegnare la mia conica io devo disegnare gli assi. Siccome è un'iperbole, devo disegnare anche gli asintoti. Cominciamo a disegnare gli assi. Allora, chi erano gli assi? La direzione era 4, 1 meno radical 17. Radice 17 è circa poco più di 4. Quindi la direzione del primo asse è 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. La direzione del primo asse è circa questa. 4 meno 3, 4. Vabbè, cerchiamo di prolungarlo. Le mie qualità di disegnatore sono pessime come al solito. L'altro asse deve essere ortogonale, cioè vabbè, io là ho cambiato segno, per fare la direzione potete cambiare segno anche al contrario, quindi viene un po' più, poco più di 3, no, poco più di 3 perché cambio segno. Vuole 1 meno radical 17 e poco meno di meno 3 e 4, quindi stavolta ho 1, 2, 3, 4, poco più di 3 fa così, ed effettivamente questa direzione, se uno fa il disegno per bene, si vede che è ortogonale a quella di prima. Ok? Allora, questi sono gli assi di simmetria della mia iperbole. Adesso andiamo a vedere gli asintoti. Per vedere gli asintoti, come si ottengono gli asintoti? Sono molto facili da ottenere gli asintoti. Gli asintoti non cambiano quando cambia C. Allora, se metto questo, cioè quando cambia il termine noto, se metto il termine noto uguale a 0, la mia iperbole degenera in due rette che si incrociano, che sono esattamente gli asintoti. Quindi, mettendo questo termine uguale a 0, io trovo l'equazione e la riscrivo al contrario: 2q quadro più 4uq più u quadro uguale a 0. Questa è l'equazione degli asintoti. Questa qua si chiama un'equazione omogenea di grado 2, perché vedete è fatta solo da termini di secondo grado. Se divido tutto per u quadro, l'equazione diventa 2q su u al quadrato più 4v su u più 1 uguale a 0. Allora, questa qua è un'equazione di secondo grado nella variabile v su u. Quindi v su u a chi è uguale? A con la ridotta meno 2 meno più la radice di 4 meno 2 che fa 2 fratto 2. Ok? Allora vediamo subito se è vero. Porto la U dall'altra parte. Per quale motivo l'ho scritta al contrario e l'ho risolta in U su U? Potevo anche risolverla in U su V, però poi dovevo girare. Per quale motivo? Perché la V è la mia, come se fosse la Y. Quindi per avere la per leggere la retta del tipo la retta nel modo di tipo Y uguale a MX, per leggere bene la retta voglio scrivere V su U uguale costante, così V è una costante per U. Allora, quant'è questa costante? Meno 2 meno radical 2 mezzi
meno radical 2 è circa meno 1,4, quindi c'è meno 3,4 fratto 2 è circa meno 1,7. Meno 1,7 significa un asse fatto così più o meno. Gli assi li faccio tratteggiare un po'. Allora, asse così più o meno. L'altro asse, che non deve essere per forza ortogonale al primo, è meno 2 più radical 2 meno circa meno 0,6 fratto meno fratto 2 meno 0,3. Meno 0,3 è una roba molto leggera. Allora, come lo vedete che questi sono gli assi giusti? Naturalmente con la carta millimetrata dovreste riuscire a fare un lavoro migliore di quello che ho fatto io. Però per vedere che questi sono gli assi, che questi sono gli asintoti giusti, questi qua, gli assi, chi devono essere rispetto agli asintoti? Le bisettrici. Per quale motivo? Perché gli assi sono gli assi di simmetria e quindi devono spaccare a metà. Cioè questa qua è un caso particolare di un'iperbola avente questi assi di simmetria, è quella che degenera le due rette, quindi anche questa deve avere la simmetria rispetto a questi assi. Quindi se io faccio la riflessione di questa retta rispetto a quest'asse mi deve venire quest'altra, l'altra simmetria, e quindi vuol dire che questa è una bisettrice e questa è l'altra bisettrice, e più o meno ci troviamo, modulo il fatto che disegna a mano. Adesso a questo punto cosa mi serve da sapere? Mi serve da sapere se la mia iperbole sta di qua, cioè fa così, o fa così. Allora, innanzitutto io so che la mia iperbole passava per 5 meno 5 mezzi, se mi ricordo bene, giusto? Sì, c'è scritto qua, l'avevo scritto. Allora, 5 meno 5 mezzi sta qua, quindi questo già mi dice che la mia iperbole dovrebbe passare in, dovrebbe fare qualcosa di questo tipo qua. Vabbè, deve essere sempre simmetrica rispetto a quest'asse. Se il disegno fosse fatto bene. Ok, più o meno sarà fatta così. Allora andiamo a vedere se è vero. Se fosse fatta, se fosse messa dall'altra parte, allora cosa succede? A seconda di come è messa l'iperbole puoi andare a incrociare gli assi, a intersecare gli assi coordinati. In questo caso, se la metto di qua, non interseca né l'asse delle U né l'asse delle V. Se la mettessi dall'altra parte, dovrebbe per forza intersecare sia l'asse delle U sia l'asse delle V. D'altro canto, se io qua metto U uguale 0, vedete che non mi viene la soluzione della V, perché viene 2V quadro, che è un quadrato, più 25 mezzi, che non può fare 0. Se metto V uguale a 0, analogamente qua mi viene U quadro più 25 mezzi
uguale a 0 non ha soluzioni, quindi la mia iperbola deve stare in queste due zone, proprio perché ovviamente io ho fatto un disegno a occhio, ci avevo messo solo un punto per cui passava, ma poi diciamo il punto era disegnato in maniera abbastanza approssimativa, poi con la carta quadrettata riuscite a disegnare in maniera più precisa. Allora anche qui però è richiesto un disegno qualitativo, non è che potete c'avete il computer che potete fare il disegno. Quindi prendete quel punto, ci fate passare l'iperbole, fate un'iperbole che abbia più o meno sia simmetrica rispetto a quest'asse, simmetrica rispetto a quest'altra asse, sta a posto. Poi è chiaro che se uno avesse il computer riuscite a fare il disegno. Perfetto. Ok. Adesso ho finito. Perché ho finito? Perché l'unica altra cosa che posso dire è che quando io vado a moltiplicare per m 0 0 1 0 0 e qua vado a moltiplicare per m 0 0 1 0 0 1, attenzione che m, se ve la ricordate, c'è quello scalare fuori, quello scalare qua, sta fuori qua, ma non sta fuori da questo 1. Quindi se lo volete portare proprio fuori dalla matrice, qua ci dovete mettere, ovviamente al posto di 1 ci dovete mettere 30, radice di 34 meno 2 radice di 16. Comunque quando andate a fare questo prodotto, cosa vi verrà? Vi verrà lambda 1, 0, 0, lambda 2, 0, 0, 0, 0. 25. Questo che significa? Ve lo scrivo qua. Significa che se andate a fare questo cambio di coordinate, se io vado a scrivere u uguale 1 fratto la radice di 34 meno 2 volte la radice di 16, questo che moltiplica scusate, si uguale, tanto è uguale, in realtà 4u più 1 meno radica 17 u e eta uguale 34 meno 2 radica 17 radice di 1 meno radica 17 u più meno 4 u. Se io vado a fare questo cambiamento di coordinate, anzi no, veramente mi come o l'altro, il cambiamento di coordinate, se andate a invertire questa matrice, il cambiamento di coordinate inverso è u uguale 4 si più 1 meno radica 17 eta fratto 34 meno 2 radice 17 sotto radice e v uguale 1 meno radica 17 sì meno 4 eta fra la radice di 34 meno 2 la radice 17. Allora, questo è il cambiamento di coordinate da fare, quello che stavo scrivendo all'inizio, cioè perché tu non è che sostituisci la xi, sostituisci la u. La u la scrivi così. Al posto di u ci metti questo, al posto di v ci metti questo, ti vai a fare i conti, non li fai perché già sai che la teoria che cosa ti dice. Ti dice che nel piano eta xi la nuova equazione verrà lambda 1 xi quadro più lambda 2 eta quadro più 25 mezzi uguale. Questo che significa? Significa, allora vi ricordo che lambda 1 è negativo e lambda 2 è positivo, quindi questa è un'equazione del tipo meno xi quadro più eta quadro, ok?
allora più una costante positiva uguale a 0. Allora, questa equazione qui, diciamo questa conica qui, semplicemente è la stessa iperbole girata, che è stata girata, e ribaltata. Il ribaltamento però non si vede perché rispetto a un asse di simmetria, quindi il grafico rimane lo stesso, semplicemente è stata girata nel piano edaxi. Come lo faccio qui in alto, il piano edaxi, come la devo disegnare la mia conica? Vedete, questa è un'iperbola un po' schiacciata, la devo disegnare schiacciata in verticale o schiacciata in orizzontale, cioè la croce di Sant'Andrea è messa in maniera un po' schiacciata, però la devo mettere in verticale o in orizzontale? È molto semplice. Se io metto xi uguale a 0, eta uguale a 0, soluzioni in eta non ne trovo. Se invece metto eta uguale a 0, soluzioni in xi ne trovo. Per quale motivo? Perché lambda 1 è negativo, porta dall'altra parte e trovo xi quadro uguale. Quindi questa qua deve intersecare l'asse xi. L'asse xi lo metto qua, l'asse eta lo metto qua. Quindi che significa? Che la mia iperbola, gli assi non li disegno più perché gli assi sono diventati gli assi ordinari. La mia iperbola è diventata, l'ho girata e l'ho messa orizzontale. Punto, fine. È chiaro che questo, fatto con tutte le spiegazioni, fatto con tutti diciamo i controlli, fatto con tutte i dettagli e contro dettagli, ci abbiamo messo noi, non un'ora, ma sì, un'ora. Però è altrettanto chiaro che questo qua, per farlo, facendo i controlli opportuni, quelli veramente necessari, ci vogliono 20 minuti. Chiaro? Poi se ne fa 2-3 a casa. Adesso 5 minuti, 5 di pausa e andiamo a fare l'ISS.